Benvenuti alla Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato. Se voi entrerete, come io vi invito cordialmente a fare, qui troverete delle collezioni importanti, alcune delle quali si trovano qui e soltanto qui. Troverete dei documenti e dei volumi antichi, rari e pregiati, e troverete delle grandi opere di consultazione assieme a opere di specialistiche, come ad esempio quelle di geopolitica. Ma soprattutto, io sono certo, voi troverete un ambiente gradevole, confortevole, delle attrezzature informatiche che sono quanto di meglio la tecnologia moderna mette a disposizione, e in particolare un personale competente, professionale, gentile, disponibile, che sarà in grado di soddisfare tutti i vostri bisogni. Se siete parlamentari, se siete politici, se siete studiosi, ricercatori, anche studenti o semplicemente cittadini che hanno bisogno di acquisire qualche conoscenza, di consultare qualche documento e che avete anche la necessità di trovare materiale per una vostra ricerca, io credo che questo sia il luogo adatto per voi. Perciò frequentatela questa biblioteca, usatela, fatela vivere, perché l'abbiamo fatta e pensata per voi. Benvenuti. Questa, la piazza è Santa Maria sopra Minerva, se non sbaglio. Piazza della Minerva, no? È una delle più belle piazze della Roma storica, mi pare che sia Rione Pigna. Dove c'è la biblioteca del Senato? La biblioteca è intitolata Giovanni Spadolini. Non credo che sia aperta al pubblico. No, mi sembra di aver sentito che è libera in televisione. Soprattutto giuridico, politico, di storia moderna e contemporanea. Ampia documentazione che spesso non è facile reperire in diversi istituti che al contrario di questo sono chiusi al pubblico. Allora farò un salto. Molti pensano che non sia possibile accedere a un luogo istituzionale come la Biblioteca del Senato della Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei entrare in biblioteca, per piacere. Dovrebbe compilare questo modulo qui fuori. Eppure da qualche tempo l'accesso a questa struttura è stato notevolmente esteso. La ringrazio. La Biblioteca del Senato nasce alle origini dell'Italia unitaria. Istituita a Torino nel 1848, giunse a Roma nel 1871, a Palazzo Madama. Dal 2003 la biblioteca, intitolata Giovanni Spadolini, ha rinnovato il suo volto trasferendosi nel cinquecentesco Palazzo della Minerva, al centro della cosiddetta Insula Domenicana. Accanto alla sua funzione di biblioteca parlamentare al servizio dei legislatori, oggi la Biblioteca del Senato rafforza il suo ruolo culturale, aprendo le porte al pubblico degli studiosi. Buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che viene? Sì. Allora le faccio la tessera. Tenga. Grazie. Le accompagno alla postazione e così le mostro come accedere al catalogo. Adesso deve digitare questi dati, nome utente e password, e avrà accesso così al nostro catalogo online e alle banche dati fornite dalla biblioteca. E per qualsiasi problema o dubbio può rivolgersi a noi. La ringrazio. Prego. Nel corso degli anni è stata accumulata una grande quantità di volumi, circa 700.000, un patrimonio che spazia dal diritto alla storia, dalle scienze sociali alla letteratura, dai manoscritti ai libri antichi. A ciò si aggiunge la collezione completa degli atti parlamentari, una fonte di primaria importanza per la storia italiana. Questa è una biblioteca
che ha come oggetto la legislazione, l'amministrazione e gli eventi principali politici dello Stato italiano. Potrei definirla la biblioteca che ha come oggetto la continuità dello Stato. Scusami, ma stai guardando la pagina del Washington Post di oggi? Sì, esattamente, perché la biblioteca del Senato permette anche di accedere a una banca dati e grazie alla quale si può avere una selezione di tutti i giornali del mondo. E questo mi permette sia di leggere i quotidiani, ma sia anche di accedere a un archivio storico che appunto mi consente di leggere anche un articolo di 20 anni fa, per esempio. Grazie, prego. La biblioteca non possiede solo materiali cartacei, ma anche banche dati giuridiche, storiche, economiche, giornalistiche. È un primo nucleo di quella che è considerata la nuova frontiera della lettura, la biblioteca digitale. Io ho frequentato la biblioteca del Senato perché qui è rappresentata molto ampiamente in maniera soddisfacente per una ricerca anche approfondita la storia delle città italiane e la storia di tutto quel travaglio politico istituzionale che è rappresentato dagli statuti delle città, cioè dalle costituzioni locali. Qui io posso ricercare dei testi sull'origine di vari paesi e città d'Italia. Sì, certo, puoi trovare molte opere sui comuni d'Italia. Per esempio, io sto facendo una ricerca sulle origini del mio paese. Davvero? Sì. Senti, secondo te, no? Io posso cercare qualcosa sul mio di paese? Ci proviamo? Dai, ok. Ti aiuto a cercare. Vediamo un po'. Per località Bari, Bolzano, Benevento, Bologna, Budrio. Eccolo qui. Fai una fortuna! Ma è del 1720. Il fondo antico di storia locale si integra con la prestigiosa raccolta di statuti comunali dell'età preunitaria. La pluralità istituzionale dell'Italia medievale e moderna trova in questa sede la sua memoria. Sono il bibliotecario. Salve, sono Irene, una studentessa. È normale trovare in questa biblioteca tutte le storie dei comuni italiani? Ma proprio di tutti i comuni, anche di quelli piccoli piccoli come Budrio. Piccolo? Fino a un certo punto è anche famoso per la produzione di ocherine. Comunque, più piccolo il comune, più è importante quello che abbiamo. Adesso le racconto, perché lei forse non sa che questa è una biblioteca importantissima per la storia d'Italia, famosa in tutto il mondo. Dopo la presa di Roma, dentro Palazzo Madama, i senatori del regno pensarono di raccogliere tutte le storie e tutte le leggi delle città italiane, proprio per celebrare l'unità. Lei deve pensare che oltre a tutti i libri di storia locale delle varie città, noi abbiamo tutte le leggi, dal regolamento dei conti fra Federico Barbarossa e i comuni dell'Italia settentrionale fino a Napoleone. Per tutto questo periodo di tempo noi abbiamo queste raccolte di leggi delle varie città, ma abbiamo anche, qui entriamo nella sala Filippo Vassalli, perché ci è stata donata dal figlio Giuliano, Filippo Vassalli è un grande giurista, i libri di diritto comune, come questo qui. Certo, i libri giuridici sono spesso di grande formato, non soltanto per una questione di leggibilità, che è ovvia, ma anche per una questione di prestigio sociale. Gli umanisti, che erano più poveri, invece si devono accontentare di un formato più piccolo, tipo questo. Questi però non sono due libri umanistici, questi sono una rarità assoluta, uno statuto della metà del 200 di Venezia, uno dei primi statuti italiani, e qui abbiamo uno statuto di un secolo dopo, metà del 300, sono i vasai di Perugia, è bellissimo per le miniature. Ma è oro? Oro zecchino. Storia e contemporaneità sono strettamente legate nella biblioteca del Senato. Nella sala di scienze politiche, ad esempio, si trovano libri sul Parlamento e sul governo, sui partiti e movimenti politici, sulla globalizzazione e sull'ambiente. Sono inoltre consultabili una raccolta di documenti diplomatici e le opere complete di alcuni tra i maggiori pensatori politici.
Sto facendo un dottorato in storia delle relazioni internazionali che ho appena finito e visto che la mia tesi riguarda argomenti di storia dell'integrazione europea, c'è una sezione a scaffale aperto, quindi dove si possono prendere liberamente libri, e c'è una sezione abbastanza grande proprio sull'integrazione europea. L'ampia raccolta di giornali spazia dall'attualità alle testate storiche. Essa comprende infatti molti titoli dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, risorse utilissime per lo studio della politica e della società italiana. Irene, ho trovato il giornale della tua data di nascita. Vedi, 2 aprile 81. Vedi, questo è un foglio di giornale, se vai avanti ci sono già tutti gli altri fogli. Questo ti servirà per la tua tesi, ma necessario. Lo spazio riservato ai periodici è suddiviso in 4 sale, dedicate al diritto, alle scienze economiche e sociali, alla storia e all'attualità. Sono disponibili oltre 3.200 riviste, delle quali circa 900 a consultazione diretta. Io cerco soprattutto riviste di politica internazionale, che poi è l'argomento della mia tesi. E qui, ad esempio, trovo l'IMES, che è per me una fonte fondamentale. Ho cominciato a frequentare la biblioteca del Senato su consiglio di un mio professore per appunto la ricerca della mia tesi. Sono molto soddisfatta di questo posto, lo trovo veramente fornito, ci sono dei punti di riferimento, nel senso che se ho bisogno di qualche chiarimento, qualche suggerimento, ci sono appunto le persone dello staff che sono sempre disponibili. È un luogo ricco di spunti e ispirazione. Io vengo da Lima, Perù. La mia ricerca qui alla Biblioteca del Senato, dove trovo qualche libro che mi servono molto di più, perché ho bisogno di letteratura giuridica sul diritto civile, o forse sul diritto romano antico, che la trovo al secondo piano. No? E per me è interessante. Guarda chi c'è lì, il senatore Leopoldo Elia, è stato uno dei presidenti della Corte Costituzionale. Certo. Senti, ma secondo te posso fargli una domanda? Vai, prova. Fui utente della Biblioteca del Senato in qualità di funzionario dell'Ufficio Studi del Senato. Su quella base di ricerche, di impegni, di pareri, e maturò un po' la mia vocazione per il diritto costituzionale. Dal collegamento di biblioteche, ufficio studi, possono risultare le condizioni migliori per una preparazione dei parlamentari italiani, con particolare riferimento all'Unione Europea. Più il mondo si rimpiccolisce, più è necessario che le biblioteche siano disponibili ad agevolare la conoscenza degli ordinamenti dei più diversi paesi. La Biblioteca Giovanni Spadolini è anche un luogo di dibattito. Nella sala del chiostro di Santa Maria sopra Minerva si svolgono presentazioni di libri e convegni di argomento politico-culturale. La biblioteca svolge inoltre una costante attività editoriale, con pubblicazioni che hanno per oggetto cataloghi, bibliografie, studi e notiziari. L'iniziativa Un giorno in Senato è promossa dall'Ufficio della Comunicazione Istituzionale. Alcune classi delle scuole superiori trascorrono un'intera giornata a contatto con la vita parlamentare. Dopo una visita a Palazzo Madama, i ragazzi si recano anche a Palazzo della Minerva. Qui scoprono le varie raccolte della biblioteca e si esercitano nelle ricerche bibliografiche. Palazzo Madama si riapre alla vita democratica. Il loggiato udì le conversazioni severe della Camera Vitalizia. Ora l'aula sta subendo gli ultimi ritocchi per ospitare il Senato elettivo che terrà la sua prima seduta l'8 maggio. La sostanziosa biblioteca non lascia supporre che meno di un secolo fa dal balcone di questo palazzo si estraeva il lotto. Negli anni conformisti essa ospitava irreducibili angolini. Ecco pergamini.
Ecco, fedele alle sue idee, non meno che alle sue ricerche, Ivanhoe Bonomi. Ed ecco Alessandro Casati, uomini che resistettero fortemente contro la dittatura. A quasi 3 anni dal trasferimento nella nuova sede di Piazza della Minerva, la biblioteca ha definito la sua nuova identità e ha sviluppato nuove importanti funzioni. Con il nuovo allestimento della sala Koch, destinata alla geopolitica, e con la costituzione della nuova sala degli atti parlamentari, si segnano importanti tappe nell'impegno al rinnovamento della biblioteca del Senato. Ciò è reso possibile dal qualificato lavoro del staff che è potenziato, rinnovato nell'organico e particolarmente motivato. I libri arrivano in biblioteca in vari modi, attraverso ricerche editoriali, per donazione, per disposizione di legge o su proposta degli utenti. I dati salienti di ogni volume sono consultabili sull'aggiornatissimo catalogo in rete della biblioteca. Per le opere acquisite entro il 2000 è comunque possibile consultare il cartaceo, riscoprendo sugli antichi schedari in legno della sala cataloghi il gusto della ricerca bibliografica. Salve, lei di che cosa si occupa? Io mi occupo di letteratura. Di letteratura? Letteratura antica, dal 300 al 700. Per i minori, per soltanto i minori. Io sono qui che sto cercando delle cose sull'Assemblea Costituente. Ecco, lei sta al posto giusto, è meglio di così. Ma io invece ho scoperto questa risorsa, quest'altra possibilità, insomma, che ha questa biblioteca di tanti testi, appunto, di letteratura, di scienze, e ne approfitto. Insomma, mi trovo bene. Questa è un po' l'appendice della mia casa. Giorno dopo giorno le sale di Palazzo della Minerva accolgono parlamentari e utenti, quando occorre, anche con un servizio qualificato di ricerca bibliografica. Rinnovando la tradizione della biblioteca, queste attività fungono oggi da ausilio prezioso per orientarsi nel grande mare delle informazioni. Ci sono vari strati nell'informazione. C'è il flusso quotidiano degli avvenimenti che ha i suoi strumenti di informazione, come si sa, è inutile stare a riassumerli. Ma questi stessi avvenimenti spesso richiamano un passato che non sempre è un passato vicino, spesso è anche un passato alquanto lontano. Quindi ritornare indietro è fondamentale e avere gli strumenti per tornare indietro. Questo poi è essenziale in una democrazia. Sera, ho scelto questi libri. Quanto tempo ci vuole per averli? 3-4 minuti. Che il Senato, con questa bella biblioteca, offra uno strumento importante, io direi che è doveroso, però in questo caso il dovere è stato assolto in modo degno.